C'ho qui una riproduzione di una scena che si trova al Moviland Wax Museum di Los Angeles. Rappresenta, come vedete, la Gioconda con Leonardo da Vinci davanti che la sta ritrattando. I personaggi sono in cera, sono dei manichini di cera. I visitatori hanno il privilegio di vedere la Gioconda non a mezzo busto come nel quadro di Leonardo, ma intera, coi piedi. Cioè hanno più Gioconda, hanno più arte a disposizione. E la Gioconda in cera sembra vera. Ecco, a proposito di queste cose, si parla di kitsch, che è una parola che è diventata, potremmo dire, di moda nell'ultimo decennio, ma che ha una sua anzianità. E prima di definire ancora cosa sia il kitsch, vediamo qualche altra Gioconda. Mi hanno regalato, per esempio, questa Gioconda stampata su di un grembiule, da cucina. Vedete, voi ve lo mettete qui e avete l'arte mentre fate il risotto, gli zucchini. E in un libro pubblicato anni fa da Gillo Dorfles, Il Kitsch, antologia del cattivo gusto, ecco che troviamo un'altra serie di gioconde, una gioconda su una etichetta di robiolina, una gioconda su un prodotto, sul pacco di un prodotto di nylon, una gioconda su una salvietta per bagno, una gioconda su un astuccio portaocchiali e così via. In tutti questi casi si parla di kitsch. E per riuscire a capire cosa si intende con questa parola, vorrei mostrarvi un'altra gioconda. La celeberrima Gioconda, dovuta al pittore Marcel Duchamp. E questa Gioconda qui sembra la Gioconda vera, anzi è una riproduzione della Gioconda vera, solo che ha i baffi e un pizzetto. La celebre Gioconda con i baffi di Duchamp, che ha poi sotto una sigla LHOOQ, che se si legge in francese dà anche un'espressione oscena. Nessuno ha mai pensato che la Gioconda di Duchamp fosse un esempio di kitsch. Allora, cos'è che distingue le gioconde della prima categoria, in cera, stampate su grembiuli, su salviette, su astucci, dalla Gioconda di Duchamp? In tutti e due i casi abbiamo a che fare con delle riproduzioni di opere d'arte trattate in un certo modo. Bene, la parola kitsch, che viene dalla tradizione tedesca, ha molte etimologie, cioè si cercano molte origini della parola e sono tutte etimologie incerte, non si sa bene cosa significasse in origine. Io vorrei identificarne una di queste etimologie, che dice che i viaggiatori stranieri che andavano a Roma, in Italia, a Firenze e vedevano le opere d'arte del passato e se ne innamoravano, chiedevano in inglese uno sketch, cioè un disegno, uno schizzo che riproducesse l'opera d'arte in modo che tornandosene a casa potevano ricordarsene. E siccome di solito questi sketches, questi schizzi, erano fatti da pittorucoli di seconda mano, ecco, questi schizzi che il viaggiatore portava a casa non erano l'opera d'arte, ne erano un sostituto, erano un inganno di opera d'arte, una menzogna intorno all'arte. Ecco, la prima definizione che possiamo cercare di elaborare come apertura di questa nostra serie di conversazioni è: il kitsch è la menzogna nell'arte. Tutti i casi di gioconde che abbiamo visto sono false gioconde. Il caso di Duchamp è diverso. È, se volete, l'ironia fatta sulla moda e sulla falsificazione della gioconda. Non è menzogna, anzi è una denuncia della menzogna. Ecco, atteniamoci per ora a questa definizione di kitsch come truffa o menzogna nell'arte e diamoci appuntamento per la nostra prossima conversazione.